Ciao ragazze, oggi video sui prodotti finiti nell'ultimo mese. Allora, per iniziare ho questa crema della My Skin, è una crema detergente 4 in 1 con melograno e bambù. Qui dice che la si può utilizzare sia come detergente che come scrub che come maschera. Io la utilizzo per lo più come scrub e come detergente perché avevo provato ad utilizzarla come maschera ed ho notato subito che la mia pelle aveva una reazione allergica, infatti incominciava a bruciarmi. Allora ho deciso di toglierla e avevo la pelle, un giorno mi sono trovata la pelle arancione come una carota, anche se dopo poco l'effetto è svanito, però ho provato una seconda volta e continuava a bruciarmi la pelle. Allora ho deciso di non applicarla come maschera, perché evidentemente c'è un componente che fa reazione sulla mia pelle e la irrita. Ho chiesto a mia mamma, che l'ha utilizzata anche lei, e su di lei non ha fatto reazione, lei si è trovata bene. Io per me non la ricomprerò più perché non so, c'è un componente, nonostante comunque abbia un inci abbastanza naturale. C'è qualche cosa all'interno con cui non mi trovo bene. Quindi per finirla l'ho utilizzata come scrub. Come scrub una volta alla settimana mi sono trovata bene, lo applicavo, lo massaggiavo su e poi sciacquavo il viso e dopo applicavo una maschera. E adesso ve la faccio vedere che è stata fantastica nell'ultimo mese. Voi sapete che io utilizzo, come vi dissi nel primo video dei prodotti finiti, utilizzo la maschera all'argilla verde perché avendo un tipo di pelle mista con tendenza a diventare grassa mi trovo molto bene con l'argilla, però volevo un po' cambiare perché poi mi ero stufata insomma di utilizzare sempre l'argilla, volevo cambiare, volevo utilizzare una maschera non molto diciamo seccante come l'argilla. Perché l'argilla sì aiuta molto le pelli miste con tendenza a diventare grasse, però ultimamente, siccome fa molto freddo, aveva alcune parti del viso che erano diventate secche. Allora volevo sì una crema che mi aiutasse contro le imperfezioni e quindi asciugasse anche alcune parti, diciamo, del mio viso, però non la volevo troppo aggressiva come l'argilla verde. Allora sono andata dalla Lush e ho preso questa maschera fresca, che è questa qui, la Sottobosco, che aveva un profumo fantastico, ragazze. Ancora si sente nonostante sia vuota. Questa qui è una maschera con camomilla, quindi tende a lenire i rossori, perché a volte a me quando fa freddo tende ad arrossarsi tutta questa zona qui delle guance, del naso e mi si screpola. All'interno non ha l'argilla, ma ha la polvere di calamina, che comunque tende ad asciugare un po' il viso, però non è aggressiva come l'argilla verde, ad esempio. Poi c'è dell'infuso di muschio, dei mirtilli freschi e olio di mandorle dolci ed essenza di rose e camomilla selvatica. Ora sapete che io adoro molto l'aroma della rosa e quindi mi sono trovata bene con questa maschera. E anche questa qui l'applicavo una volta alla settimana e va tenuta in frigo per massimo un mese. Intanto mi è capitato verso il terzo o quarto utilizzo, aprendo il vasetto trovavo che la maschera all'interno si era un po' asciugata. Allora aggiungete proprio un cucchiaino d'acqua, mescolate e ritorna di nuovo ad essere morbida. Poi per il viso mi sono trovata bene ad utilizzare come tonico l'acqua di rose. Io lo utilizzo come tonico, però si può anche utilizzare ad esempio mettendone un po' in uno spruzzino e durante la giornata per rinfrescarsi un po', spruzzarsela. E mi piace tantissimo perché mia nonna, quando ero piccolina, mi ricordo che la utilizzava e quindi ecco, sentire questo aroma mi ha portato un po' all'infanzia. Ricordavo un po', diciamo, la toilette di mia nonna, che teneva sempre sopra l'acqua di rose. Questa è quella della Roberts, insomma, che ormai penso sia abbastanza famosa perché c'è da tantissimo tempo sul mercato. Mi trovo abbastanza bene perché, insomma, quando la passo sul viso è bella fresca, poi c'è questo aroma di rose.
Poi a volte, ecco, quando ho anche gli occhi stanchi, magari, a fine giornata mi sdraio sul divano, prendo due dischetti di cotone, li imbevo con l'acqua di rose, li poggio sugli occhi e mi rilasso per una mezz'oretta. Poi passiamo ad uno struccante viso con cui mi trovo benissimo. Questa è la seconda confezione che compro ed è questo qui della Burt's Bees ed è il Radiance. Con pappa reale. Allora, mi trovo molto bene con questo struccante. Lo applico su tutto il viso, massaggio, poi inumidisco un po' le mani e continuo a massaggiare. E il trucco si scioglie e poi sciacquo via tutto. Lo trovo molto delicato, non mi ha mai irritato gli occhi. E poi trovo che lascia la pelle molto morbida. E luminosa. Non so se sia il fatto dell'effetto della pappa reale che rende, diciamo, la pelle luminosa. E lo ricomprerò sicuramente. Strucca abbastanza bene. Ovviamente io la sera passo prima lo struccante per gli occhi e per le labbra e poi, dopo aver struccato gli occhi, passo questo qui su tutto il viso, anche di nuovo sugli occhi e sulle labbra per togliere se mi è rimasto, diciamo, un altro pochino di trucco, questo lo toglie via. Passiamo ad una crema, questa è della CMD Mineral. Credo sia una marca tedesca perché è scritto tutto in tedesco, anche dietro, se vedete. Per fortuna l'INCI è scritto anche in inglese, insomma, perché io il tedesco non lo conosco. Questa crema è la prima crema viso che compro dal sito Ecoverde. Molte creme che ho provato in passato, sia le siliconiche che poi creme bio con un buon INCI, tendevano sempre a seccarmi a lungo andare la pelle. Allora, quando sono andata sul sito Ecoverde, cercavo una crema con un buon INCI che non seccasse però la pelle a lungo andare e né dal lato opposto che la ingrassasse, quindi piena di oli perché non posso mettere creme con molti oli perché mi spunterebbero un mare di imperfezioni. Allora, mi è piaciuta perché tende a nutrire la pelle, quindi non me la secca. E si asciuga subito, quindi non è di quelle creme che dovete massaggiare a lungo, quindi diciamo non è una crema per massaggiare il viso, ma è una crema che se andate di fretta la mattina, ed ovviamente se avete il mio tipo di pelle, può fare al caso vostro, ma se no non ve la consiglio. All'interno, ha molti minerali, come il calcio, il magnesio, ed ha anche l'olio di mandorle dolci. Infatti quando ho letto l'INCI, se volete ve lo faccio, ecco, non so se si vede bene. Quando ho visto l'INCI e ho visto l'olio di mandorle dolci, ho pensato subito che potesse essere grassa. In realtà non mi ha ingrassato la pelle, l'ho utilizzata anche quest'estate, con un caldo tremendo. È rimasta al suo posto, anche mettendo su la BB cream o il fondotinta, mi sono sempre trovata bene. Insomma, veramente ottima, ottima, ottima perché nutre la pelle, quindi non me la lascia secca e nel contempo non la ingrassa, si assorbe subito e non fa un effetto lucido. Poi, passando alla cura del corpo. Allora, io una volta alla settimana faccio lo scrub, oltre del viso, ma anche del corpo. Quando sono sotto la doccia utilizzo questo qui che è un gel corpo esfoliante della Clinians con microgranuli di bambù. Con questo scrub mi sono trovata abbastanza bene, l'ho trovato al supermercato e mi è piaciuto molto perché ha un effetto delicato sulla pelle, soprattutto ecco, se avete la pelle secca, non volete arrossarla ancora di più con degli scrub aggressivi. Insomma, mi sono trovata bene con questo scrub perché è delicato e non arrossa la pelle. Adesso passiamo al make-up. Allora, di make-up ho finito la mia cipria della Elf ed è la Pressed Powder. La mia è in tonalità porcelain, quindi la più chiara. Beh, c'ha lo specchiettino qui e come potete vedere, eccolo. Si vede la cialdina?
è quasi finita, insomma. Poi si sollevate, sotto c'è una spugnetta, ecco. Con queste qui mi sono trovata bene, soprattutto d'estate, magari quando si esce e la pelle tende a lucidarsi. Allora, questa qui è utile da portare in borsetta per ritoccare, ecco, magari se avete qualche parte del viso lucida, è molto utile. La mia, ecco, la più chiara ed è... È una cipria con sottotono giallo, come vedete qui, è una cipria con sottotono giallo. Allora, un'altra cipria con cui mi sono trovata bene, 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 è questa della Pure Skin, la Compact Powder. È la mia nella tonalità 01 beige. E come vedete, anche questa qui è finitissima. Io sono, secondo me, una consumatrice assidua di ciprie, ne finisco assolutamente. Pensate che il mio primo make-up che ho utilizzato è stata la cipria e correttore. Prima di comprare il mascara, la matita, è stata la cipria e il correttore. Questa qui, dell'Essence, invece ha un sottotono rosato, se la vedete. Rispetto a quella della Elf. Ora forse non si vedrà un granché in telecamera perché tendono molto bene a fondersi col mio incarnato. Ecco perché mi piacciono molto, perché non si nota lo stacco. Infatti io non amo molto quelle ciprie coprenti che sembrano che sembra che faccia un cerone sul viso e si nota molto lo stacco col collo. Infatti, secondo me, come bisogna stare molto attenti con il fondotinta, anche con la cipria, perché sul mercato ci sono in commercio molte ciprie colorate che tendono a volte ad alterare il colore del nostro incarnato. Quindi, secondo me, anche lì bisogna stare attenti. E per me, che ho la pelle molto chiara, trovo molta difficoltà a trovare ciprie, ma anche il fondotinta della mia tonalità di pelle, perché io ho un sottotono di pelle neutro, non è né tendente al giallo né tendente al rosa. Ecco perché mi trovo molto bene con la Complexion Perfection della Elf, quella cipria con quattro colori che di solito vedete nei miei video, perché è una cipria trasparente. E quindi non tende ad alterare il colore dell'incarnato. Mi sono trovata bene sia con questa della Essence che con quella della Elf, perché riescono a assorbire il lucido della pelle, quindi mi danno un effetto matte sul volto, perché non mi piace quell'effetto lucido nella zona T. Mi piace sì l'effetto glow sulle guance, quello sì, ma l'effetto lucido nella zona T non mi piace molto. Poi questa qui della Essence ha anche un buon inci, a differenza di quella della Elf, che mi sembra abbia forse un po' di paraffina, se non erro. Poi della Essence ho questa matita occhi, che è la Long Lasting numero 16. Questa matita è di un colore... Non ce n'è più. Ok, non ce n'è proprio più, nemmeno per mostrarvela, nemmeno un pezzettino. Niente. Questa matita l'avevo acquistata perché mi aveva affascinato tantissimo il colore. Però è finita subito. Nel senso, ha avuto vita breve questa matita, perché ogni volta che io l'aprivo tendeva a staccarsi dalla base. Quindi, cioè, io l'aprivo e mi cadeva la mina all'interno, mi cadeva sempre. Poi andavo a passarla sull'occhio ed era dura, dura come una pietra. E non vi dico che sforzo passarla sulla palpebra mobile, cioè per tirare la linea di eyeliner. Una fatica, ragazze.
Io non so se è capitato solo a me, fatemi sapere se l'avete acquistata anche voi, come vi siete trovate, però veramente era dura una pietra, eppure io ho altre matite della Essence Long Lasting, ne ho diverse, ma nessuna era dura come questa. Cioè questa qui ho fatto veramente una faticaccia. Infatti sì, era bellissimo il colore, mi piaceva questo viola, shimmer, era veramente bello, però ragazzi, io non la ricompro più perché ho paura che mi ricapiti un'altra volta. Cercherò un'altra perché questa qui veramente. Niente, ragazze, questi erano tutti i prodotti che ho finito nell'ultimo mese. Spero che questo video vi sia stato utile, vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere quali prodotti avete finito voi nell'ultimo periodo. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima!